Buongiorno, ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Face Off, appuntamento dedicato all'hockey su ghiaccio, in principal modo all'Hockey Club Fassa Falcons. Buongiorno Mattia De Silvestro. Buongiorno anche da parte mia e ben ritrovati a tutti i nostri tifosi e ascoltatori e benvenuti ai nostri due ospiti di puntata. Ospiti di puntata, buongiorno Sebastiano Rossi. Buongiorno. Buongiorno Dennis Custaccia. Buongiorno. Oggi siamo rappresentati da un attaccante e da un difensore, Mattia. Esatto, esattamente. Poi quest'anno abbiamo anche visto un po' mischiate le due posizioni. No? Sì, è vero, è vero. Quest'anno per volere del coach o per esigenze tecniche l'attaccante è passato difensore, il difensore attaccante, ma di questo ne parleremo naturalmente nel corso della trasmissione. Buongiorno anche alla nostra regista in questo momento, vale a dire Vanessa Ongari, che nella seconda parte, come sempre, della trasmissione prenderà posto al mio fianco per quelle che sono le sue rubriche, prenderà posto appunto il posto di Mattia, che apre la conduzione assieme a me. Allora andiamo a vedere, innanzitutto andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati. L'Alps Hockey League prosegue, va avanti, il Fassa purtroppo è fermo, si è fermato anzitempo, ma è chiaro che siamo entrati a questo punto in aprile nel clou, nella parte cruciale dei playoff. Si stanno disputando le semifinali, si è giocata a gara 1 dove il Lubiana ha battuto il Lustenau per 4-2, mentre lo Jesenice ha sconfitto non senza fatica all'overtime l'Asiago per 4-3. Dunque due partite, Mattia, molto tirate, non avevamo dubbi. Del resto le quattro formazioni arrivate in semifinale più o meno non si equivalgono, o quasi, diciamo così. E naturalmente, visto il pronostico, il Lubiana e lo Jesenice, le due squadre slovene, partono con un po' di favori del pronostico. Ah sì, beh, soprattutto il Lubiana, direi, perché durante la stagione, la regular season, abbiamo visto quanto siano forti e quanto abbiano fatto una squadra molto molto forte, forse diciamo leggermente al di sopra del livello Alps. Però appunto i playoff sono tutta un'altra storia e abbiamo già visto in gara 1 che comunque Lustenau ha dato filo da torcere. Certamente, e lo Jesenice, seppur probabilmente un po' favorito rispetto all'Asiago, però l'Asiago sappiamo benissimo che non è squadra facile da domare. Esatto, poi sappiamo bene che l'Asiago è molto, molto squadra da playoff. Quando inizia il bello, diciamo, della stagione, sono molto bravi a far squadra ad affrontare qualsiasi avversario, che sia forte o debole, insomma. Asiago, animali da playoff, come si suol dire. Siete d'accordo, ragazzi? Allora chiedo a Denis e a Sebastiano, voi naturalmente siete spettatori, purtroppo, visto come sono andate le cose, siete spettatori di queste semifinali. Come pensate, dal punto di vista del pronostico, possano andare le cose per la finale? Beh, sicuramente, come avete detto voi, insomma, le squadre slovene sono un pochino più avvantaggiate, specialmente appunto Lubiana, che ha dei giocatori di veramente un buon livello, che messi tutti assieme riescono a essere pericolosi in qualsiasi azione. Per quanto riguarda Jesenice e Asiago, lo Jesenice è grandissima squadra, ma comunque l'Asiago nei playoff diciamo che sa quello che fa. Poi con l'arrivo, diciamo, dei due Marchetti e fra gli altri giocatori un po', diciamo, di sostegno, di aiuto, sicuro riescono a fare bene o comunque a dar filo da torcere in qualche modo a una squadra come lo Jesenice. Sebastiano, anche se abbiamo visto che Lubiana e Jesenice hanno chiuso la stagione regolare nei primi due posti, è chiaro che, come abbiamo detto, partono con un leggero favore di pronostico, però è un dato di fatto che, come stiamo appunto dicendo, i playoff fanno storia a sé. Ma sì, secondo me c'è un leggero dominio da parte del Lubiana, e non vorrei buffarla all'Asiago e all'Usta, però secondo me ci sarà una finale tutta slovena. Sei d'accordo, Mattia, e poi concludiamo il discorso dei playoff? No, beh, sicuramente molto probabile, perché appunto
il livello delle due slovene quest'anno è assolutamente, direi, superiore, magari non di tanto, però comunque superiore rispetto a italiane e austriache, però appunto ai playoff non si sa mai, noi vediamo come andrà a finire. E sì, certo, io direi che se il Lubiana non lo vince quest'anno l'Alps, diciamo che sarebbe un po' uno smacco, insomma, perché ha dominato la stagione, il potenziale c'è tutto per loro per vincere questo campionato, però vedremo. E tornando alla stagione, e così ci addentriamo anche nelle domande e nella puntata assieme ai nostri due ospiti, tornando alla stagione, quanto può influire nel prossimo anno, poi vedremo naturalmente quali saranno le sostituzioni che verranno fatte in seno dirigenziale, ma quanto può influire la partenza per l'Ice Hockey League di Lubiana e Brunico, o Valpusteria per meglio dire, nel prossimo campionato? Bah, diciamo che comunque un Lubiana, considerando i risultati degli ultimi anni, comunque è sempre stato in cima alle classifiche, come il Brunico d'altronde, quindi diciamo che vengono a mancare due squadre importanti tecnicamente. Vederli sì andare in un'altra lega, magari ci potrebbe essere un calo a livello di squadra nella nostra, però sicuramente se la sono guadagnata comunque con le prestazioni che hanno avuto nei 4 anni di Alps. Forse è arrivato il momento per loro di fare il salto di qualità, e sicuramente qualcuno, diciamo, delle squadre che rimangono in Alps prenderà il loro posto. Può essere gli Esenice, un Asiago che ogni anno si conferma ai vertici della classifica. Sicuramente comunque il nostro campionato rimarrà più o meno dello stesso livello, secondo me. Se dico un po' più equilibrato, sbaglio? Ma sì, beh, sicuramente, anche perché andare a giocare a Lubiana non è mai una partita facile, quindi si vedrà. Sì, anche secondo me sono due squadre che vengono a mancare sicuramente alla Alps, però non so, si parlava anche di altre squadre che volevano entrare, non si sa quali ancora, però di sicuro la Ebel gli darà filo da torcere abbastanza. E staremo a vedere. Mattia, iniziamo con le domande con i nostri ragazzi, andiamo a vedere un po', ad andare un po', per così dire, ad analizzare, no, il campionato. L'abbiamo già fatto con i loro compagni, ma è giusto farlo un po' con tutti. Come sono andate le cose? Andiamo un po' nel dettaglio con loro, no? Sì, esatto. Poi ormai, diciamo, magari non dico che i nostri tifosi gli esce dalle orecchie anche questa nostra analisi, però insomma è giusto andare a sentire tutte, sì, le campane, no? All'interno dello spogliatoio. Esattamente, insomma, ormai sappiamo com'è andata, però è giusto sapere un po' l'opinione di tutti, e insomma, quindi vogliamo sapere anche la loro parte, diciamo, il loro pensiero riguardo, esatto, a questa stagione. Esatto. Sentiamo com'è andata anche secondo voi. E così abbiamo completato la disamina con tutti i ragazzi. No, beh, diciamo che senza dilungarsi troppo, che sicuramente sono cose già sentite, secondo me il campionato è stato, diciamo, dettato da alcuni episodi, o meglio alcune partite chiave, che non siamo riusciti a svolgere, diciamo, al massimo delle nostre potenzialità, perché la squadra di per sé c'era per fare bene, avevamo tutte le potenzialità, appunto per via, secondo me, di alcuni episodi magari ci è mancata in certe occasioni la fortuna o quel senso del gol, perché abbiamo perso molte partite per un solo punto, cioè comunque eravamo là tante volte. Per questo non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, ovvero quello dei playoff. Sì, secondo me anche la finalizzazione è un dettaglio molto importante che a noi ci manca tanto, perché magari anche in una partita dominata, tra virgolette, sempre, ce ne sono state, sempre in attacco, giriamo, però
non entra e l'importante è farlo entrare, insomma. Abbiamo appurato che è stato questo il motivo principale, se mai ce ne fosse bisogno ancora di spiegarlo, no? E una stagione che poi, tra il resto, per voi, per entrambi, è stata un po' particolare, perché voi per esigenza tecnica, voi per esigenza tattica, siete anche stati scambiati di ruolo, perché Sebastiano, tu sei attaccante e sei stato impiegato anche in qualità di difensore, e la stessa cosa è successa per Dennis in qualità di difensore in attacco. Come l'avete vissuta questo cambiamento per voi davvero molto importante? Beh, diciamo che insomma il primo impatto non è stato proprio dei migliori, perché dopo comunque 10 anni dalle giovanili in su che giochi in una posizione, il cambio è stato un po' traumatico. Cerchi di fare le cose più semplici possibili, di tenere poco il disco, di farlo girare perché non sei del ruolo, però diciamo che mi sono divertito, è stata una bella esperienza e se c'è l'opportunità di rifarlo, voglio dire, perché no. Non so se sto con questa affermazione o con questa domanda, per meglio dire, se sto dicendo una stupidaggine, ma in una difesa come quella di quest'anno, Dennis, che diciamolo chiaramente, una buona difesa, il fatto che ci fossero potenzialmente 4 linee complete, averti impiegato in attacco voleva dire che c'era un surplus di uomini in difesa? Beh, ma diciamo che la difesa, salvo alcuni infortuni, è sempre stata completa e comunque secondo me anche molto valida. In difesa erano abbastanza a posto, l'allenatore aveva bisogno di potenziare l'attacco, sì, di provarci, di... Poi comunque penso che anche per me è stata una buona esperienza, perché alla fine saper fare entrambi i ruoli non guasta mai, quindi io l'ho vissuta proprio come un'opportunità per migliorare, e ti dico che alla fine è stato divertente. Positiva, insomma. Sì, molto positiva. E Sebastiano, per te, più giovane, quindi magari con meno esperienza, trovarti impiegato in entrambi i ruoli? Ma diciamo che a me l'attaccante, partendo dalle giovanili, sapevo più come gestirlo, insomma. Anche sempre giocate semplici e disco dentro e pattinare. Però in difesa non è stato facile, insomma, perché sì, come diceva Dennis, cerchi di fare le cose più semplici e così, però anche i movimenti, magari essere nel posto giusto al momento giusto, non è semplice. Gli automatismi non sono così semplici, no? Essendo in un ruolo tra virgolette nuovo. Sì, l'attaccante, cioè, sai già più o meno cosa devi fare, anche perché l'hai sempre fatto da quando hai iniziato a giocare, almeno io che non ho mai cambiato ruolo. E quindi ti viene automatico, ecco, e invece in difesa prima devi pensare cosa fare, poi vai lì a fare quello che devi fare e sei già in ritardo magari, no? Quindi non è semplice. Sì, passaggio da attaccante a difensore, sì. Direi è più difficile rispetto al passaggio difensore-attaccante, anche perché ultimamente comunque si vedono diversi difensori che vengono spesso utilizzati col ruolo di ala, sia in NHL comunque anche in Europa, ultimamente sono molto frequenti, quindi anche perché insomma giocare diciamo come ala, non dico che è simile a giocare il difensore, però comunque è un passaggio abbastanza... Cioè, non è così traumatico. Esatto, non dico che è semplice, però comunque... appunto rispetto al passaggio attaccante difensore direi che è più immediato, ecco. Ma sicuramente Matt, perché da difensore a passare come attaccante, secondo il mio punto di vista, è una questione di gambe, di fiato, di velocità, cioè di prendere il disco e andare. Come attaccante a tornare indietro come difensore, un difensore è più un ruolo diciamo mentale, ragionare vado non vado, rischio, se sbaglio succede questo, è più secondo me appunto da ragionare sulle cose, il confronto con un attaccante, un'ala che prende il disco, pattina, se ha il passaggio fa il passaggio, se no. Abbiamo visto quest'anno anche Hermansson, che spesso e volentieri si improvvisava nell'inedito ruolo di attaccante e spesso e volentieri con successo. Mentre per un attaccante è già un po' più dura. Anche perché se sei un difensore utilizzato in attacco
e ti viene da giocare da difensore, non è male, anzi, comunque giochi di backcheck. Il contrario, se sei un attaccante, vieni usato come difensore e giochi da attaccante, inizia a diventare un po' più problematico. Sebastiano, io so, un uccellino mi ha detto che qualche anno fa, ancora nelle giovanili, quando eri stabilmente nelle giovanili, vista la tua giovane età, hai pensato di ritirarti, non eri più così convinto di continuare nell'attività hockeistica. Poi è arrivato coach Galeazzi e ti ha convinto a cambiare idea, è vero? Sì, è vero. Diciamo che quell'anno nel spogliatoio c'erano due squadre diverse praticamente. E io, per un motivo o per l'altro, mi sono ritrovato nella squadra sbagliata, che mi tiravano sempre più indietro e mi distaccavano sempre più dallo spogliatoio. Però Hai poi, perso l'entusiasmo? sì, ma devo dire con un grazie enorme a Galeazzi che mi ha fatto ritrovare la passione, tutta la passione che ho, e sono ritornato e infatti ho abbandonato la vecchia compagnia, diciamo, e sono ritornato in spogliatoio con i veri amici, diciamo, Mentre quest'anno hai ritrovato nuova verve, nuovo entusiasmo, ti sei inserito bene, hai superato anche alcuni momenti difficili come dire, per l'ingresso nella squadra maggiore. Può averti aiutato anche il fatto di aver partecipato a dei ritiri, a dei camp con l'Under 20? Ma sì, secondo me mi ha influenzato abbastanza questa cosa e Cioè, ti ha dato comunque. consapevolezza del fatto che ho i mezzi per poter accedere anche Ma alla sì, prima squadra. abbastanza sì, perché comunque è sempre una soddisfazione grande essere chiamato in nazionale, cioè vuol dire ti stimola anche molto, ti prepara bene per l'inizio della stagione e ti fa sentire in forma, insomma, pronto per iniziare. Dennis, tu, nonostante la tua giovane età, sei comunque considerato, tra virgolette, uno dei, come dire, non degli anziani, ma certamente con un discreto bagaglio di esperienza. Come avete reagito, con l'innesto di questi nuovi ragazzi, come può essere Sebastiano, nello spogliatoio? Come avete accolto queste nuove forze? Beh, sicuramente per la nostra fascia d'età, diciamo i giovani con già un po' di esperienza, è stato molto molto facile accoglierli perché abbiamo passato l'infanzia assieme con le giovanili e comunque abbiamo sempre giocato assieme. Ma a carattere generale la squadra su questo è molto brava, sia con i giovani che con gli stranieri, tutti riescono diciamo, ad adattarsi bene con noi. Sono molto sociali, in spogliatoio si parla, poche volte ci sono climi di tensione, poi logicamente durante una stagione può succedere di tutto, dalla partita persa, sbagliate brutte coincidenze, diciamo, quindi la tensione magari sale un po', ma si risolve sempre tutto, sia con i giovani che con gli stranieri, la gente magari italiana che viene da altre squadre. Io penso che quello là è il nostro punto forte, riusciamo ad amalgamarci sempre Sì, in effetti molto bene. l'ambiente, lo spogliatoio Fasano, diciamo che a parte alcuni casi principalmente ha sempre goduto, insomma, di un buon clima, no? Sì, assolutamente. Poi Poi è chiaro che ci sono delle tensioni nel corso sì, dell'anno ma e inevitabili. è normale, diciamo, le tensioni e un po' i battibecchi ci sono sempre ovunque, che sia una squadra, sia, non so, una famiglia, un gruppo di amici, cioè è normale che ci sia ogni tanto. Poi quest'anno, come dicevo anche l'altro giorno, Diego, comunque quest'anno per una squadra è anche stata dura perché comunque non si potevano fare attività, diciamo, extra, quindi attività di compattamento, di spogliatoio, quindi è più difficile, però comunque anche gli stranieri hanno affermato che comunque la squadra, i giovani e i veterani locali sono stati molto accoglienti e sono trovati bene nonostante il periodo difficile, ecco.
Dennis, spesso e volentieri abbiamo avuto modo di dire che la cantera, il vivaio Fassano, ha sempre prodotto buoni giocatori e diciamo che periodicamente l'innesto in squadra avviene quasi sistematicamente, a parte in qualche stagione. Quest'anno c'è stato, diciamo, non un innesto improvviso ma graduale di Sebastiano. Ce ne sono altri che dal vostro punto di vista nelle prossime stagioni possono dare un buon contributo, che stanno arrivando dalle retrovie, dico io, ma in realtà che arrivano dalle giovanili? Sicuramente, diciamo che il settore giovanile Fassano è sempre stato, come hai detto tu, molto in forma, molto attivo, ha tirato su buoni giovani, ma cioè, veramente nel corso del tempo è venuta su buona gente. Per quanto riguarda il futuro, io sono sicuro che comunque continueranno ad arrivare giocatori, anche perché abbiamo allenatori d'esperienza e comunque gente qualificata a tirare sui giovani, quindi sicuramente arriverà anche qualcuno. Sebastiano, tu hai tastato un po' il polso della situazione nello spogliatoio delle giovanili, fai un po' da traino con i tuoi compagni, stimoli i tuoi compagni ad entrare in prima squadra? Ma sì, beh, è un valore, diciamo, che ci è sempre stato dato, che i più grandi tirano, diciamo, la squadra, e così si aiuta sempre, cioè si cerca sempre di aiutarsi, no? Anche con i più giovani, quando sbagliano magari, perché tutti sbagliano, anche noi ovviamente, senza cercare di arrabbiarsi e così, e però devo dire che ce ne sono due o tre che sono abbastanza carichi. Sì, esatto. Bene, molto bene, la cosa non può che farci piacere. Sì, poi io l'ho sempre pensata così, diciamo, arrabbiarsi e magari provare, non so, provare invidia nei confronti di un compagno più giovane è sempre poco producente, perché comunque prima di tutto comunque è sbagliato, e poi comunque nel futuro, quando potresti ritrovartelo nella tua stessa linea in Alps, comunque può rivelarsi utile, perché aiuta anche te, quindi è inutile, è veramente inutile arrabbiarsi. Ogni tanto è giusto, insomma, magari anche, so, tirare un po' le orecchie o far notare delle cose, però arrabbiarsi, provare invidia, eccetera, sono proprio cose lontane dallo sport, e soprattutto lontane dallo sport di squadra. Voi, se doveste improvvisarvi nell'inedito ruolo di allenatori, di coach, che cosa vi sentireste, allora, diciamo, di suggerire, più che di approntare, di suggerire alla società per allestire il prossimo anno una squadra più competitiva rispetto a quella di quest'anno, che, ribadisco, dal mio punto di vista già ci ha dato delle soddisfazioni, vuoi un po' per sfortuna, un po' per un insieme di circostanze, non è riuscita a centrare l'obiettivo minimo, che era quello dei pre-playoff. Per la prossima stagione, che cosa dal vostro punto di vista può essere importante da affrontare? Guarda, sicuramente la domanda è difficile, perché ci sono diverse correnti di pensiero, tante variabili, insomma non è una risposta lampo, sicuramente bisogna valutare tante cose, ma per il mio pensiero io impronterei, diciamo, più la mano sull'attacco, per il semplice motivo che più hai il disco e più spingi in attacco, meno devi coprire in difesa, quindi avere un attacco forte con tanti punti secondo me potrebbe portare una spinta a questa squadra. Sebastiano, sei giovane, è chiaro, tu sei ancora, per così dire, permettimi di dirlo, un po' alle prime armi, no? In prima squadra, però ti sarai fatto un'idea anche tu. Ma sì, secondo me sono cose anche stradette, però come si è visto tipo nel Gardena, così, con due giocatori buoni o tre, comunque quello che è, si può andare molto avanti. E comunque, cioè, quando ti fanno punti, che sei lì sempre in attacco, come dicevo prima, che il disco entra, che è una buonissima cosa, cioè, lì vuol dire tanto, anche perché poi
Vabbè, partendo dal fatto dell'allenatore, secondo me che tutti gli allenatori fanno andare la squadra al 100%, sempre patinare e sudare così, secondo me più che altro, come dicevo prima, per la finalizzazione serve un buon attacco, esatto. Anche perché Mattia, come dicevamo prima, nella prossima stagione ci potrebbe essere un maggiore equilibrio nell'Alps. Se ne vanno due potenziali vincitrici ogni stagione del campionato come Valbusteria e Lubiana, le altre potrebbero anche pensare a qualcosina in più. Assolutamente, anche perché comunque se dovesse entrare qualcuno nella Alps comunque non arriverebbero squadre diciamo del livello di Lubiana e Valpusteria, quindi il livello sarà sicuramente più equilibrato, quindi rimanere su questa base di quest'anno e rafforzare magari con un buon portiere e 1-2 attaccanti stranieri forti e secondo me possiamo giocarcela per la parte alta della classifica. Prima di passare alla seconda parte della trasmissione, hai alcune domande? Hai qualcosa da chiedere ai nostri ospiti? Ma avevo solo una semplice curiosità che mi sono sempre chiesto, diciamo, e volevo solo chiedergli da dove arrivano i loro numeri di maglia, così diciamo un po' anche forse particolari rispetto ai soliti numeri e se c'è un significato particolare così. Il mio numero di maglia arriva dalla passione hockeyistica che mi ha trasmesso mio padre. Mio padre non ha giocato tanto a livello professionale, però insomma a lui è capitato, penso casualmente, il numero 27. Ho visto una foto, un po' me l'ha detto lui e diciamo quando mi hanno detto scegli un numero, proprio al primo impatto mi è arrivato quel numero là. Io niente di particolare, io mi sono ispirato ai miei idoli, diciamo, della NHL che hanno il 72, cioè a quello insomma, niente di che. Mi cogli impreparato, chi sono i tuoi idoli? Ma era quando era ancora nei Blue Jackets, era Panarin col 72, poi mi piace anche molto Donskoj del Colorado che è al 72, e, che tra l'altro è anche una delle mie squadre preferite, e niente di questo. Dennis, è vero che tuo papà in garage ti aveva allestito un campo da hockey? Sì, ma ho ancora tutto, diciamo, beh sì, quando ero piccolo, oltre a diciamo, l'allenamento, perché comunque involontariamente se stai là a tirare, cioè fai allenamento, era anche divertente perché c'erano sempre amici a casa e si giocava con la mondura di Carpano da portiere che ci aveva prestato, mettevamo uno in porta e si giocava tutto il pomeriggio. Tuo papà mi diceva spesso: mamma mia, arrivo a casa e sento pim, pum, pim, pum, pim, vado giù e lui che sta giocando. ogni giorno, ha detto in Ah sì, no, è garage. divertente, poi un po' un vetro rotto, una Sì, sbiancata della macchina, però insomma, alla fine. difatti non era molto felice a volte. Come ti allenavi, Sebastiano, tu invece, nel tempo libero? Ma devo dire che sono stato fortunato anch'io perché mio papà mi faceva addirittura il ghiaccio in inverno, mi metteva i pannelli sotto casa e poi mi ha comprato una porta di quelle da costruire, insomma, e mi mettevo i pattini, i guanti e una stecca, andavo giù anche facendo le partite, insomma, fra di noi. C'era sto campo piccolo, però ci divertivamo e anche lì era allenamento Certo, volontario, come certamente, hai detto. eh sì. È un po', Mattia, il percorso che fanno un po' tutti noi ragazzi, già Sì. dalle vecchie generazioni alle nuove. In realtà non è mai cambiato nulla. Abbiamo sentito anche Diego Iori raccontarci che con l'Ape andavano da un paese all'altro con la porta sul cassone per sfidare gli avversari. Non è cambiato nulla e questo forse è il bello dell'hockey. Sì, esatto, diciamo poi i giovani che hanno veramente la passione li vedi proprio lì quando arrivano a casa.
da scuola, magari vanno, poi vanno giù a giocare un po' nel piazzale, poi subito allenamento, e quindi la passione la vedi anche da lì. È anche bello passare nei paesi e vedere magari i campetti in inverno allestiti artigianalmente dai genitori. E infatti si vedeva, non so se lo fai ancora, ma No, no, adesso. però si vedeva sempre il campetto, il famoso campetto di Soraga appena sotto al distributore. Sì, è vero, hai ragione. E quindi anche quello è bello, perché si vede la passione, no? E alla fine, se vai in Canada è la stessa cosa, passi per i paesi, vedi i campetti allestiti così artigianalmente con balaustre fatte di montagne di neve, e il bello è proprio quello, perché è da lì che nasce tutta la passione. Questo è il sale di questo sport, è fondamentale. Speriamo che non muoia mai. Speriamo che non muoia mai questa passione e soprattutto questo sport. Ragazzi, per voi non è finita, la trasmissione prosegue perché ci sono delle domande, probabilmente, io non lo so, sto guardando in regia, non so perché non mi è stato detto nulla in questa puntata, sono all'oscuro anch'io di tutto, però per il momento vi abbiamo fatto delle domande tecniche carine, diciamo che maggiormente si addicono a voi, probabilmente quelle che verranno dopo saranno un po' meno buone. E detto questo, solo per anticipare che a breve avremo Vanessa al mio fianco con le sue rubriche, e nel frattempo, Mattia, se non hai null'altro da aggiungere, Mattia, Vanessa arriverà a prendere il tuo posto e tu passerai in regia. No, infatti fino nella prima parte di puntata vediamo i nostri ospiti belli tranquilli, poi Rilassati. arrivati a questo punto si inizia a vedere il Si comincia già a vedere il terrore nelle terrore. loro facce per l'arrivo della nostra Lucianina Littizzetto. No, però dai, uno è anche fin troppo bravo ogni tanto, Sì, sì, sì. quindi. Diciamo che ultimamente è diventata brava. Speriamo. E quindi niente, posso. Quindi ci rivediamo a breve, giusto il tempo di cambiare le postazioni e poi riprendiamo con la seconda parte della trasmissione. Come promesso, eccoci qui ad iniziare la seconda parte della nostra trasmissione. Come potete vedere al mio fianco ha preso posto Vanessa Ongari e se n'è andato in regia Mattia De Silvestro. Vado a ringraziare, non l'ho fatto in precedenza, i nostri sponsor Capone MyNet, poi naturalmente sarà Vanessa a ringraziare al termine della trasmissione quelli che naturalmente come ogni trasmissione ci supportano con il loro importantissimo aiuto nel corso della stagione. Vanessa, dunque le tue rubriche oggi, sei stata Siamo molto pronti? ermetica, non hai voluto dire No, nulla e di no, conseguenza siamo qui che pendiamo dalle tue labbra. Ci sono, prima mi hai detto però, le domande irriverenti esatto. e non ai nostri ragazzi. Tutti, non so se ridono, se sono No, ridono spaventati o piangere. ridono per la tensione. Vabbè, innanzitutto Giorgio, io partirei, non so se Dennis lo sa, ma è stato eletto il più elegante della squadra, allora volevo fargli i Sì, il complimenti. più stiloso È il della più stiloso squadra. della E squadra. ormai hai vinto la classifica a mani basse. Grazie. Anche se qualcuno, non ricordo chi ha detto, dipende dai punti di vista, non si riesce a capire quale sia il suo stile, ma Mi piace cambiarlo. Penustibus. Ma sì. Non è stato unanime, però ha vinto, diciamo, abbastanza di Sì, per per distacco. distacco. Il secondo era Davide Schiavone, se non sbaglio. Meritato per Davide, sicuramente. Anche lui ha un discreto stile, ma come Leo, come Roland. Sì, poi Se c'erano ce anche ne i calzini di sono. Roland, non Certo. Roland, i calzini di Sì, Roland. anche Sema nell'ultimo periodo, Sebastiano, quando ha iniziato a venire un po' più freddo, con giacconi pesanti all'inverno, belli pellicciati. Ah, Ecco, tu in qualità di vincitore di questa ecco. particolare classifica, chi ritieni sia il competitor più pericoloso?
Allora, sicuramente appunto Davide Schiavone, personalmente, cioè secondo me ha un grandissimo stile. Mi piace anche molto Marco come stile, appunto un ragazzo ordinato, sempre diciamo sul semplice. Ma in generale, cioè, non siamo una squadra sul punto, diciamo, estetico, senza stile, secondo Allora, partiamo. In realtà ho fatto un po' un misto di, siccome la classifica ormai era finita, ho fatto un sì. misto di domande, salto da una parte all'altra e mi permette di essere confusione, poi tac, metto quelle giuste. Ecco. Allora, partiamo con se avete reti scaramantici. Bah, cioè io non sono una persona molto scaramantica, comunque prima di una partita ti fai il tuo riscaldamento, ma più che altro per la questione muscolare, per essere pronto anche mentalmente a quello che succederà su ghiaccio, ma a livello di scaramanzia, no, non ho reti. Io ne ho uno e metto sempre la stecca, cioè quella stecca che uso vicino alla porta dove usciamo per entrare su ghiaccio, poi la seconda e la terza, cioè la stecca che uso sempre più vicina al Capito, ghiaccio. Giustamente, giustamente. Allora, poi squadra di NHL preferita? Vancouver. Colorado. Nessuno nomina mai la tua, Giorgio. La mia è come il Milan, vinceva anni fa. Allora le nuove generazioni Insomma, ha no. dominato per anni e anni, insomma, adesso è anche ora di lasciare. Ok. Chicago. Io sono andato a vedere il Chicago l'ultima stagione che hanno vinto. Forse è per quello che hanno vinto, non sei contattato. Pensavo per quello che hai iniziato a Ma perdere. me lo dicono in molti che ho portato pegola. No, forse dovresti continuare ad andare, magari. Sì. Dai, Giorgio, vince la lotteria, no? Poi dopo E ci poi torniamo tutti andiamo. avanti e indietro, compri un jet privato. I tuoi Colorado li ho visti proprio contro Chicago. Perdere. No, no, ho visto Chicago Edmonton. Ho visto no, Washington con i Colorado. La squadra anche Washington. Ha vinto 6 a 3. Allora, poi, in realtà una mezza risposta l'hanno già data questa, però comunque la faccio lo stesso. C'è un giocatore di NHL o del Fassa del passato da cui prendete esempio? Bah, a me piace molto Carlson, magari non nell'ultimo periodo, che diciamo secondo me è un po' sottotono, o difensori come Hedman, cioè difensori solidi, magari veloci, preposti per l'attacco, e cerco perlomeno di prendere esempio da loro. Ma a me mi piace molto Panarin come gioca, la visione di gioco e insomma, belle qualità. E cerchi di prendere Esatto. A me piace come esulta Panarin. Io Non. non ce la farei. Anch'io. No, dimmelo perché non lo Alza so. la gamba, perché deve Ah. stirare la palla in testa? Quale canzone non può mai mancare nella playlist pre-partita? Ma diciamo che la mia playlist è abbastanza vasta, mi piace girare sulle canzoni e non mi focalizzo solamente su alcune. Essendo, tra virgolette, un amante della musica, o meglio, cioè, ascolto musica quasi tutto il giorno, non mi sono ancora dedicato a preparare una playlist apposta, basta che sia una canzone, diciamo, abbastanza motivante, che tenga il ritmo alto e che mi prepari, diciamo, per correre, ecco. Ma secondo me, cioè almeno per me, una che non può mancare mai è Lose Yourself di Eminem, che dà molta La carica, conosci, insomma. Giorgio? L'avrò anche sentita, no? Dà la carica, sì. Non sono molto preparato dal punto di vista Accidenti. musicale. Io sono ancora fermo ai Pink Floyd, Genesis, Jethro Giorgio Tull. Pedrone ascolta Albano e Romina Power. No, assolutamente no. Però ribadisco, Jethro Tull, Deep Purple, Genesis, Pink Floyd non mancano mai. Renato Zero. Vabbè, quel qualcosa. Battisti. Io sono lì 6 ere fa, Cocciante. eh. Vecchia scuola. Eh Allora, sì.
Allora, poi, Ere geologiche fa. qual è l'aspetto più bello di essere un giocatore di hockey professionista, diciamo? Ma secondo me l'aspetto, diciamo, più bello rimane sempre sul semplice, diciamo, quindi non c'entra essere professionista o no. La cosa più bella è essere parte di una squadra, perché quando magari si esce, si va in giro, cioè comunque con gente a cui vuoi bene, gente che conosci, cioè se c'è un bel gruppo è veramente divertente, secondo me rimane comunque una delle cose più belle di uno sport di squadra. Sì, anche secondo me, perché praticamente è quasi come una seconda casa. E poi, vabbè, tipo come noi che ci conosciamo dalle giovanili, tra virgolette siamo come una famiglia, e cioè anche fuori dall'ambito hockeistico sempre, siamo sempre noi, ci vediamo sempre, proprio come una famiglia, insomma. Sì, in effetti il termine famiglia secondo È me è vero, giusto. sì, anche secondo me. Allora, c'era una domanda che mi è venuta in mente della mia classifica che non ho mai fatto. Ah, adesso la faccio solo allora, non fa classifica questa, perché secondo me restiamo stupiti anche stavolta. Chi è il più social della squadra? Boh, il più social, vabbè, direi secondo me è Davide Schiavone, perché è sempre che manda foto in giro e documenta tutto quello che fa nella giornata, quindi lui. Confermo, Davide. Ah, no, io pensavo già che uscisse di nuovo il diavolo, allora No, era beh, più sì. social magari a livello, ma no, ma penso anche a livello, diciamo, sociale di relazioni, perché se Davide. vai in giro Sì, con sì. Davide è proprio una cosa improponibile, si ferma ogni 3 metri a salutare gente e a chiacchierare. Sì, ma anche foto, proprio Sì. 5-6 foto al giorno lui le deve sempre Ogni fare, portata che ordina, esatto. ogni pranzo, dappertutto vai a Bolzano, si ferma con tutti a chiacchierare, conosce tutti, è una cosa, Mamma, guarda, improponibile. l'influencer della Influencer classe. della Mi squadra. chiameremo l'influencer. Ecco. Allora, una volta terminata la carriera hockeistica, se doveste restare nel mondo dell'hockey, arbitro o allenatore? Allenatore, Sì, sicuro. tutta la vita allenatore. Se ne sentono già dire tantissime nel corso della carriera hockeistica. Vuoi che continuino come L'arbitro non lo arbitri? vuole fare mai Non lo vuol nessuno, fare mai nessuno nessuno. l'arbitro. Beh, effettivamente tu lo faresti? No. Ah. Allora, giocare a hockey, sempre appunto professionalmente, ma anche una volta quando giocavate con le giovanili, influiva sulla vita sociale, magari uscire il sabato, così? Beh, secondo me sì, cioè tantissimo, perché comunque a scuola, partendo dalle elementari, sei tendenzialmente più vicino ai tuoi compagni di squadra, perché li vedi anche al pomeriggio, quindi a scuola chiacchieri più con loro rispetto con gli altri. Diventando un po' più grandi, comunque se esci il pomeriggio o la sera, le prime persone a cui pensi sono sempre i tuoi compagni di squadra, perché comunque passi tanto tempo con loro, hai legami con loro che magari con altre persone non hai, e quindi la prima scelta va sempre, diciamo, sui compagni di squadra. Sì, anche secondo me c'è anche dei pro, diciamo, perché Sì. finché si andava a scuola magari c'era la partita e allora uscivi prima da scuola, no? Allora c'era sempre la scusa buona per andarci, diciamo. Però sì, come ha detto Dennis, abbastanza fluisce. Piccola aneddota, adesso che ho detto di uscire prima da scuola, quando ero alle scuole medie giocavo ancora hockey anch'io, appunto si usciva prima il sabato, no? E io mi ero fatta mica le bidelle, ero mica delle bidelle. Giusto. Giusto per, e quindi c'è stata una volta che avevamo, mi pare inglese se non sbaglio, e io non volevo fare inglese, non avevo voglia, e dovevo fare solo un quarto d'ora in realtà di quella lezione. Allora sono stata dalle mie amiche bidelle e ho chiesto: dai, ma io non voglio fare inglese, non è che per favore mi porti fuori prima? Lei, no, 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 devi fare lezione perché se mi vedono. Ah, vabbè, insomma, sono entrata, no, in classe, era dopo la ricreazione, mi siedo, inizia la lezione, 2 minuti dopo. Toc, toc, può uscire Vanessa? Non era ancora arrivata nessuno a prendermi, sono stata in bidelleria. Giusto. Salute le bidelle delle medie, Poi per non fortuna tanto ti sei rifatta carine. negli anni perché hai imparato l'inglese, quindi. Esatto, ma non era neanche a dire la verità, non era, vabbè, un insegnante di qua, quindi non rischio di insultare nessuno.
però non era neanche una grande insegnante, quindi... Guarda che gira lo stesso il video. Vabbè, non penso che sia social. Insomma. Ok, quindi piccola parentesi. Che sta andando di lusso è comunque con queste domande. Allora, adesso faccio un paio io di domande. Io pensavo che tu parlassi di ragazze. Non è finita. Adesso faccio un paio di domande che o una o l'altra, cioè do due opzioni. Canada o Stati Uniti? Stati Uniti, sì. Crosby o Ovechkin? Ovechkin. Cavolo! Concordo. No, sì. Concordo. No. Edman o Carlson? Carlson. Edman. Pasta o pizza? Pasta. Pizza. Mare o montagna? Mare. Montagna. Film o serie TV? Film. Film. Alla televisione, ok o calcio? Ok. ma no, la televisione a me per dire lo guardo, ok, però non è la stessa cosa, quindi no, magari c'è chi non piace. Televisione piuttosto che il calcio, vista pallavolo, esatto. Femminile va meglio. Anche se appunto l'ok dal punto di vista televisivo prende un po' meno, no? È un gioco veloce, disco, sì, ma poi si fa fatica magari a vedere il disco, no? Velocità del gioco e disco piccolo. Poi il hockey è uno sport, cioè alla fine che va vissuto dal vivo, andare allo stadio, sai, risse, cariche, sì, cioè, devi essere là per sentirlo in televisione, non riesci a trasmettere. No, ma poi se non ti ne intendi magari a guardarlo alla tele, cioè, esatto. Sì, è vero. L'hockey è una disciplina che devi vivere dal vivo. Sì. Ma come per esempio mio cugino è stato a Boston, è andato a una partita di baseball, vista la televisione sembra una noia, ha detto che dal vivo si è divertito un sacco, proprio per l'ambiente. A te che là sono stadi che comunque ci attengono tutta la Val di Fassa e tutta la Val di Fiemme. Cioè, quando... Ma indipendentemente da quello c'è proprio il contorno anche negli eventi sportivi in America. Sì, l'atmosfera. No? L'atmosfera che si crea, e quindi è uno spettacolo, nello spettacolo. Sì. Mora o bionda? Mora. Bionda. Slip o boxer? Boxer. Boxer. Visto che c'erano le domande. L'essere un giocatore di hockey influisce sulle vostre tecniche di rimorchio? Cioè, si rimorchia di più? Si rimorchia di più, dipende, però influisce sicuramente. Sì, anche secondo me abbastanza. Come lo dicono soddisfatti, ma sì, è abbastanza. Il nostro, diciamo, superpotere. Il gioco a hockey è sempre la carta l'asso nella manica, ecco. Se poi giocassero in una squadra vincente, avreste maggior appeal, no? Ecco perché il prossimo anno bisogna darci dentro, ragazzi. Allora, qui invece vi do la possibilità di sfidare un vostro compagno di squadra, cioè lanciare la sfida su una nostra challenge. Eventualmente potete anche scegliere voi che challenge volete fare. Vai. Che challenge ci sono? Ah, non so, puoi sceglierne anche una te, non so, una gara di flessioni. Sfida qualsiasi, che poi noi andremo a riprendere. Puoi scegliere anche chi. E puoi scegliere la sfida di ping pong. Allora io sfido Diego a ping pong. però. Ufficialmente Sebastiano Rossi sfida il diavolo a ping pong. Questa è ufficiale. Ah, io non lo so. Chi... Non so, non c'è che sfida a fare. Sì, una crossbar challenge con Martin. Ecco, pronte? Martin e Diego, preparatevi. Ecco, esatto. Sfida di veterani, però, eh? Ah. Bisogna puntare in alto. Finite le domande? Finita così, è stata brava. Ah beh no, vi chiedo anche la solita domanda, se siete single. Ah ecco, mi sembrava mancava qualcosa. Io sì. Io no. Vuoi fare un appello alle nostre fan? No, va bene così. Ragazze, se volete Sebastiano Rossi,
E l'incontro galante, la cena galante non gliela fai? No, no, loro No. no, vuoi che gliela faccio, gliela Ma facciamo? sei interessante Ah, però. Giorgio Pedroni va. No, soprattutto Dennis, che ha la fidanzata. Ma vuoi l'appuntamento ideale o il menù? Mi piacerebbe che facessi entrambe le domande. Allora, le domande sono: il vostro Mi piacciono, appuntamento mi piacciono. ideale con una ragazza? E l'altra domanda è: se doveste organizzare una cena romantica, qual è il menù? Beh, ma allora diciamo che l'appuntamento ideale, se devo guardare, diciamo, le mie esperienze, le poche che ho avuto, cioè, stiamo assieme da tanto tempo, quindi appuntamenti ne abbiamo passati un bel po'. L'importante è che ci divertiamo tutti e due senza, diciamo, troppe aspettative. Per quanto riguarda il menù, io sono un amante del pesce, quindi diciamo che spingerei per andare a mangiare pesce, e se si può, magari non in questa situazione, ma a me piace molto andare a mangiare fuori, provare cose nuove, quindi cena Quindi fuori, non cucina pesce. bene, Dennis. No, beh, cioè, la cucina è una gran passione, mi piace far da mangiare, però Scegliere. se devo fare, diciamo, andare ad un appuntamento, non invito gente a casa più che altro magari per l'imbarazzo, siccome non ho così tanta esperienza nel settore appunto della cucina. Magari cucino qualcosa che al Non è mio buono. partner non piace, appunto, o sbaglio la ricetta, quindi Non vuoi correre rischi, vai sul si va a sicuro. cena fuori. Penso, ma vai sul Sul sicuro, là sicuro. appunto, cioè, In un bel Chiaro. ristorante. Effettivamente ha Eh ragione. sì, eh sì. Ma io non ho in particolare, diciamo. Ho sentito quello del diavolo e devo dire che mi è piaciuto abbastanza quello. Come approccia lui, no? Che in discoteca, magari tramite un'amica, si riesce a prendere il numero e anch'io devo fare, Hai cioè. capito sti ragazzi giovani? Ritorno sul Apprendono. punto. Il menù era? Sì. Il menù, boh, non so io, a me piace molto magari una grigliata, carne, magari in giardino, così, con spritz. Con uno sprizzetto. Coraggio, Bene, Luciano. sì. Beh, dai, mi piacciono tutte e due, sia la Sì, grigliata che il pesce, quindi insomma. possiamo farci invitare a cena anche noi. Perché in Esatto. realtà lui, Giorgio, no, fa queste domande così poi ci invita alla Sentire le cena, mi cose piace. migliori. Sì, poi scegliamo da quale ci facciamo invitare a cena, no? Da quale giocatore. Stavo pensando una cosa, ma è meglio che non la dica. Che fatica che si fa Oh quando. cielo! Cielo benedetto. Cielo benedetto! Allora siamo arrivati, hai terminato con le Ho domande irriverenti e terminato, non, che sono state esatto. più non Sì, che insomma, vi è sono andata di lusso, dai, stata brava. Basta. diciamocelo chiaramente. Pillole dal passato, quest'oggi mi ha detto che c'è il personaggione, stiamo a Oggi sentire. pensa che addirittura non ho scritto niente sulla mia pagina, non c'è scritto niente, che avevo paura che tu leggessi qualcosa magari. No, ma non ci vedo, non ho gli occhiali. E allora ho detto: non scrivo niente, Non ho gli vado a occhiali. Sì, memoria. ma non ci vedo, no, vai tranquilla. Allora, siccome. Quando ha le mani giunte. No, allora, questa persona fa parte della, io la chiamo la famiglia dell'Hockey Fassa, perché secondo me alla fine è una famiglia, come Sì, dicevano loro, cioè esatto. tutto l'insieme, squadre, staff, è proprio una famiglia. Da sicuro 30 anni buoni, forse anche un po' di più. Ah, penso di aver capito. Allora, chissà. Nella sua carriera ha visto, io credo, più di 1.000 partite, sicuro. Vado avanti. Viste? Viste, giocate. Ha partecipato a più di 1.000 partite. Ci sei? Stai arrivando? Credo. Me lo lascio dire a te, ma Mi credo di dici, essere. me lo lasci dire a me? Sì, beh, è chiaro. Nella sua carriera avrà detto la parola conclusione 150.000 volte. Che
Il personaggio misterioso di oggi è Giorgio Pedroni. Ero lontano mille anni luce. Quando hai detto parola conclusione. Ah, niente, io Giorgio non mi sono. Cosa vuoi? Benvenuta al nostro programma. Sì, ragazzi, se volete partecipare anche voi, domanda Giorgio. Al fuoco incrociato. Allora, Giorgio. Sì, dimmi. Te l'avevamo promesso a Giorgio. Questa non me l'aspettavo. Perché i nostri telespettatori non sanno che quando noi la mattina ci troviamo, poi Giorgio inizia a raccontare i vari aneddoti che ha, e quindi ho pensato, ma perché non farlo diventare una pillola del passato anche lui? Però passato, presente, sì, ma spesso e volentieri i miei aneddoti non sono riferibili, sono censurabili. Ah, perché, sono aneddoti del passato, quando ero giovane, quindi vivevo un po' di più la vita di spogliatoio con i ragazzi, perché ero un loro coetaneo e quindi ci si divertiva. Difatti, quando dicevano prima entrambi è bello uscire con i compagni, si finisce la scuola, oppure si esce la sera, è bello andare con i compagni, e per me era la stessa cosa. Io andavo al lavoro e poi alla sera uscivo con i giocatori, perché eravamo coetanei, perché ero amante, appassionato di hockey su ghiaccio, perché non ero ancora cronista, ero solo tifoso. Allora. Sua madre ha fatto cene e cene per i giocatori del Fassa. Questo è vero, questo è vero. Mia mamma ha fatto tantissime cene per i giocatori, è vero. Iniziamo. Qual è stata la tua partita più bella che hai commentato? Beh, facile, dai. A finale Under 19. Sono tre in realtà. La finale è Under 19, ma che non è l'ultima, che è stata bellissima, ma mi ha lasciato una grande amarezza. È vero. Quella di Diego Pippo nel 2001, che hanno vinto il titolo italiano Under 19. Poi la... ho sbagliato di un anno la finale dell'89 con il Varese, l'ho sbagliato perché ho iniziato nel campionato 89-90 le radiocronache, ma la seconda bella è stata nel 98 la finale con il Gardena, che abbiamo perduto per 2-1 di A2. E poi direi in assoluto, dal punto di vista del pathos personale, dell'emozione, quella del 2008, semifinale con il Renon, le semifinali con il Renon. Soprattutto, quelle sono state partite. Sì, quelle sono state, la serie di semifinale con il Renon è stata una cosa meravigliosa, stupenda, e conservo un ricordo dal punto di vista del pathos, dell'emozione, del coinvolgimento personale grandissima. Difatti i miei colleghi mi hanno mandato alcune registrazioni, una gliel'ho girata anche a Mattia De Silvestro. Abbiamo il contributo registrato? No. Sì, c'è, ma è meglio non mandarlo. È meglio non mandarlo, perché ad un certo punto gara 2 era andato un po' oltre al consentito. Sì, era andato un po' oltre al consentito. Beh, quella partita, non so se quella serie, non so se c'è l'ultima, quando abbiamo perso, che siamo usciti a Renon, è stata bellissima, a parte la partita, che vabbè, il risultato 3-0, mi sa di sì. 3-0. Però abbiamo fatto più festa noi fassani, sì, diciamo, al Fassa, che sì. I tifosi di Renon al Renon. Sì, era una grande squadra, era una bella squadra, meritava la finale. Sì. Meritava la finale, una grande squadra. Poi allora vado a braccio, Giorgio, perché non io, ho, io spero non che la memoria niente, mi sorregga più che altro. Allora, il giocatore più che ti era stato più impresso per talento, per mamma persona, mia, per non so. Beh, di talenti ce ne sono stati abbastanza, per nostra fortuna, nel Fassa. Uno sicuramente Besic. Tony Amonte, che l'abbiamo avuto qui per una manciata di partite, ma abbiamo avuto modo di godere del grande spettacolo che ci ha offerto lui. Tra l'altro era Rookie of the Year quell'anno che è arrivato da noi, quindi aveva già, se non sbaglio, a quei tempi un ingaggio di $1 milione, quindi era già un signor personaggio in NHL.
Bob Manno, Jan Stopcik, il polacco. Manno e Stopcik furono presi dal presidente di allora, il mitico Gianni Scola, nell'arco di poche ore nel corso dei mondiali dell'87. Poi difensori anche buoni. Sì, oltre a Manno, Ciacia mi piaceva tantissimo, avevano un modo di giocare. Mi cogli impreparato perché sono talmente tanti i bei giocatori che ho visto che quasi non vorrei fare un torto a qualcuno. Comunque ci sono stati dei bei giocatori sicuramente. Quello che mi aveva entusiasmato per la prima volta in assoluto nel 72, il primo straniero del Fassa, Jerry Hudson, che era ormai alla fine della sua carriera, aveva 41-42 anni, è stato il primo straniero che ha preso il Fassa in Serie B nel 72 e mi piacevano tantissimo i suoi coast to coast perché partiva da dietro la propria porta e andava in porta dall'altra parte, ma chiaramente era un altro livello di gioco, però da ragazzino ero rimasto impressionato e forse è stato lui quello che mi ha fatto amare l'hockey. Ecco, questa era la domanda dopo. Cosa ti ha portato all'hockey? Ci sei arrivato all'hockey? Ci sono arrivato per caso perché io, arrivando dalla provincia di Padova, giocavo a calcio e guardavo solo calcio. Da noi a quei tempi, dalle nostre parti, l'hockey su ghiaccio non esisteva, però stranamente, e vuoi anche per un caso fortuito della vita, ero ragazzino, leggevo le cronache di calcio sulla Gazzetta dello Sport e poi c'erano i trafiletti in fondo alla Gazzetta del Tutte Notizie e c'era anche l'hockey su ghiaccio e chissà perché leggevo anche di questo sport che io assolutamente non conoscevo e mi ero innamorato un po' del Cortina perché era sponsorizzato Doria e io amavo i biscotti Doria. Ecco, una stupidaggine. Passatemi il termine, una cazzata, però ero diventato chissà perché virtualmente tifoso del Cortina perché era sponsorizzato Doria, era il Cortina Doria e io amavo i biscotti Doria. Pensate se fosse stato sponsorizzato da un certo Energy Drink, il cui nome può essere figurato. Esatto. E poi sono arrivato seguendo la famiglia in Val di Fassa e nel 72 mio papà mi disse: dai che andiamo a vedere una partita di hockey su ghiaccio. Io non ero nemmeno troppo convinto, sì e no, insomma. E sono andato con lui al campo di calcio a Canazzei, al parco giochi dove c'era il campo da hockey appunto, e ho visto la prima partita della mia vita, Fassa-Rencio. Vinse il Fassa 4-2, ripeto, in porta c'era Pelegna, per dire, con Aurelio Micheluzzi a quei tempi, quindi sto parlando di generazioni e generazioni fa. Però vedere una partita di hockey così, il vecchio stile, nei campi da calcio alla fine, che per me deve essere una cosa veramente bella. Sì. Dà un'atmosfera, ma come quando in NHL fanno il Winter Classic, magari appunto provare a giocarla, secondo me per noi giocatori deve essere cioè una bella esperienza, una partita all'aperto. Poi a parte che comunque c'entra poco, ma la nostra scuola organizzava le partite di hockey scolastica all'aperto, sì, una durante tutto l'anno, però era divertente comunque giocare all'aperto così, proprio per il bello dell'hockey, per giocare senza troppa competizione, senza... Sì, poi non c'era la rolla, quindi si puliva a mano, Avevo imparato a pattinare perché appunto Jerry Hudson, il primo straniero del Fassa, mi aveva insegnato a pattinare e io non avevo mai messo i pattini nella mia vita. Avevo 14 anni 15 anni avevo, non avevo mai messo i pattini, quindi ho voluto imparare e mi ero impegnato a imparare bene per andare a pulire il ghiaccio tra un tempo e l'altro, e eravamo in 2-3 a pulire il ghiaccio perché due lo pulivano
anzi, due pulivano, erano in quattro, due pulivano e le bagnavano. E gli altri due lateralmente sulle balaustre con la pala buttavano via il ghiaccio. E alla fine della stagione la neve buttata fuori dalle balaustre superava le balaustre, quindi c'era il pubblico sopra le balaustre in piedi che guardava i giocatori. Adesso non so se in mente l'immagine di Giorgio con la sedia che impara a pattinare o l'immagine di Giorgio che pulisce il ghiaccio. E invece cosa ti ha portato a iniziare a fare le telecronache, le radio cronache? Ma devo dire che, sempre tornando alla mia gioventù, alla domenica i miei compagni, i miei amici, e sto parlando ad Avano, dove sono nato, il paese dove sono nato, i miei amici la domenica chiaramente uscivano, andavano in giro, andavano con le amiche. Famosi appuntamenti. Famosi appuntamenti di gioventù. Io invece rimanevo a casa per ascoltare tutto il calcio minuto per minuto. E c'erano queste voci, Enrico Ameri, Sandro Ciotti, le voci del passato, così, che mi piacevano tantissimo e mi affascinavano. E rimanevo a casa proprio per ascoltare loro e poi, quando avevo finito di ascoltare tutto il calcio minuto per minuto alla radio, arrotolavo un foglio di giornale e facevo finta di avere il microfono in mano e idealmente facevo delle radiocronache così. E lì è nata un po'. E ho sempre detto, un giorno devo riuscire a fare qualcosa del genere, e ci sono riuscito grazie a Studio Record. È nata l'amicizia con Francesco Matzel e Francesco Pichaider, che allora erano i proprietari, e Francesco Matzel dove è tuttora proprietari della radio, è nata l'amicizia e lì ho cominciato a proporre a loro, magari anche se c'era l'idea di fare qualcosa dal punto di vista delle trasmissioni, qualcosa dedicato allo sport, loro mi hanno detto, ma perché non facciamo allora l'hockey su ghiaccio? E io sì. Dico, non lo conosco tanto perché l'ho sempre seguito solo come tifoso, quindi le regole dico, perché molti tifosi, come voi ben sapete, vengono a vedere le partite, ma le regole principalmente molte non le conoscono, e così era anche per me, ho dovuto farmi sul campo e quindi un po' alla volta ho imparato. E sono diventato, ho cominciato a fare le radiocronache la stagione immediatamente successiva, quando siamo arrivati secondi dietro al Varese, quindi 89-90, campionato 89-90. Ecco, pensate che partita potevi commentare. Negli anni 90 ho commentato delle belle partite. Quella sì, quella sì. Negli anni 90 sicuramente sì. Era un hockey molto, molto, molto elevato. L'Italia era, dal punto di vista del ranking mondiale, era al sesto posto nell'hockey su ghiaccio, quindi ti parlo del 94, quando ci sono stati i mondiali qui in Italia, Calanzei era una delle due sedi assieme a Bolzano, e l'Italia era al sesto posto nella classifica mondiale. Quindi, cioè, la Svizzera normalmente veniva battuta dall'Italia, adesso poi adesso. Metta in regia le domande per il nostro ospite. Andateci piano, perché la memoria non mi aiuta tanto. Ne ho talmente tante di partite sul groppone che faccio un po' fatica anche a ricordare. Consigli se qualcuno vuole intraprendere la via di telecronista. Non li dà, se no li rubano un posto. No, assolutamente. Anzi. Tutt'altro. Passione. Ci vuole la passione. Prima di iniziare, puoi avere la favella, puoi avere anche una buona dialettica, puoi avere un linguaggio forbito anche dal punto di vista sportivo, puoi essere non aver problemi davanti a un microfono o davanti a una telecamera, ma se non hai la passione per quello che tu stai commentando a chi ti ascolta o a chi ti sta guardando, non iniziare minimamente. Quindi la passione. Senza passione alla sì, fine ti stufi, secondo me ti stufi. La passione, amare quel, nel mio caso, quella disciplina, amarla, perché io sono convinto, non l'ho mai fatto, mi è stato proposto, magari lo farò come esperienza personale,
mi è stato proposto di fare delle radiocronache anche nel calcio. E siccome sono anche appassionato di calcio, anche se l'hockey è al primo posto naturalmente, però sono convinto che mi piacerebbe fare una radiocronaca di calcio, e quindi probabilmente, chi lo sa, mi verrebbe forse bene anche quello, non lo so. Dai Giorgio, però uno tra tutti i tuoi aneddoti per concludere, ce ne sarà uno che puoi raccontarci, dai. Anche ai nostri ospiti. Beh, una serata bellissima al bar De Penia con Dino Felicetti e Tony Amonte. E qui chiudo. Giorgio è così, mi fa una rabbia, ti butta la ci siamo divertiti, è stato bello, la notizia è stata, è stata una bella serata. Magari loro non si ricordano neanche più, io sì, perché la conservo nei il miei cuore. Ricordi più belli, perché insomma Dino è stato uno dei grandi, uno dei giocatori che hanno fatto anche una buona parte di storia del Fassa, questo sicuramente. E Tony Amonte, perché lui è stato per diversi anni una delle stelle della NHL, quindi ricordo con molto piacere una serata bella trascorsa con loro. Ultima domanda che mi è venuta flash, ma come è stato per uno che era abituato, ma come te, come presumo tutta la Val di Fassa, abituato ad andare a vedere le partite al parco giochi, com'è stato entrare la prima volta in uno stadio chiuso, in uno stadio nuovo? Ma eravamo abituati nella Serie B a stadi aperti, a stadi scoperti. Poi nell'80-81 siamo venuti ad Alba di Canazzei, nella nuova casa del Fassa, a Gianmario Scola, che allora non era ancora naturalmente Gianmario Scola, ed era scoperto anche quello. Quindi è stata una cosa un po' lenta e graduale, quella della copertura, di fare... Sì, si andava in trasferta negli altri stadi che erano già coperti, e diciamo che tutto sommato l'emozione è stata abbastanza relativa, ecco. Si andava in via Roma al vecchio stadio del Bolzano, e ecco, quello ti dava un po' l'impressione, perché c'erano tutti questi scudetti ben in vista sulla pista, e sapevi che andavi in casa del Bolzano, che era come la Juventus dell'hockey su ghiaccio, insomma. E allora ti dava un po' di impressione, ma direi che tutto sommato grande impressione non è avuto. Sono passato dal parco giochi di Canazzei ad Alba di Canazzei al nuovo stadio, che era ancora scoperto, quindi non è stato così traumatico il passaggio, no? E poi ho visto la copertura crescere pian piano dello Scola, e quindi era già casa mia quella, ecco. Che veniva ristrutturata. Io in realtà avrei concluso. Voi volete approfittare di Giorgio Pedroni? No, che... non saprei cosa dire. No. Io lo chiamo la nostra enciclopedia. Tu chiedi e Giorgio sa. Ma no, non è vero, Giorgio sa. Sì, più o meno. No, non è vero che Giorgio sa, perché avrei potuto raccontartene tante altre tante altre aneddoti, ma un po' per tempistica, perché giustamente è ora di chiudere. E un po' anche perché mi cogli un po' impreparato, no? Nel senso che ci sono talmente tante cose che poi vorresti dirne tante e alla fine non ne dici una, ecco. Però, visto che sennò poi mi sgridi a me, io ho avuto un complice in realtà in questa cosa, perché c'era qualcun altro che lo sapeva, che oggi toccava a te. Mattia, non avevo dubbi. Il fatto stesso che lui non volesse dirmi, io lo so, ma non posso dirti. Comunque grazie ai nostri ospiti per essere stati. Andiamo a chiudere. Mi scende la lacrima. Sì. Io ringrazio come sempre voi tutti per essere stati in nostra compagnia. Naturalmente l'invito è rinnovato per la prossima settimana, perché andremo ancora avanti. Credo, correggimi se sbaglio, Vanessa, ancora un paio di trasmissioni. Mattia, in la regia, che cosa? Puntata. Due trasmissioni ancora le possiamo fare.
Io ringrazio Sebastiano Rossi e Dennis Kustacher per essere stati con noi oggi. Grazie a voi. Grazie ragazzi, grazie naturalmente. Per la disponibilità. No, grazie a voi per la vostra disponibilità e per la vostra pazienza nell'essere stati con noi, e soprattutto in bocca al lupo, come abbiamo fatto a tutti i vostri compagni per la prossima stagione. Augurarvi naturalmente una stagione maggiormente densa di soddisfazioni rispetto a questa che avete appena passato. Grazie Vanessa. Di poter dire conclusione. Conclusione al volo. Tiro incrociato. E naturalmente, ma questo è un tuo compito, Vanessa, in chiusura, ringraziare i nostri sponsor di esatto, giornata. Che sono, ringrazio appunto gli sponsor che sono Capone e MyNet. E ricordo sempre a tutti di iscriversi al canale YouTube, di suonare la campanella per venire avvisati quando escono le puntate, le varie challenge, e di mettere mi piace alle puntate. La prossima puntata secondo me può essere interessante per i nostri telespettatori, quindi mi raccomando, non mancate. Rispetto a questa, rispetto a questa, con me sicuramente. No, non voglio togliere niente agli altri, ma è particolare, è una cosa diversa rispetto al solito. Siamo curiosi. Esatto. E niente, grazie. Grazie a tutti, come sempre, per la cortese attenzione, essere stati in nostra compagnia. Ribadisco, rinnovato l'invito a sabato prossimo, ma come sempre alla fine della trasmissione, vero Vanessa? Forza Falcons!